già dal primo lockdown, i dati sono stati drammatici. Tante aziende non hanno avuto la forza di poter riaprire neanche durante il periodo estivo. Questo ulteriore fermo che c'è stato adesso provocherà la perdita di tantissime imprese, in particolare i settori del commercio, ma tra questi ristorazione e pubblici esercizi sono quelli che ne hanno subito le conseguenze maggiori. I ristori che ci sono stati, all'inizio hanno dato un piccolo sollievo, in realtà non possono rappresentare la soluzione per ripartire nell'anno 2021. Quello che noi chiediamo al governo, alla regione, di cambiare passo, nel senso che, dal ristoro dettato dall'emergenza bisogna passare ad un ristoro vero per le imprese che possa tener conto del calo del fatturato che c'è stato tra l'anno 2019 e l'anno 2020. Quindi diciamo via i codici Ateco, che sono stati una soluzione temporanea, vediamo effettivamente impresa per impresa qual è stato il calo del fatturato e cerchiamo di dare quel sostegno economico-finanziario che possa consentirgli di guardare al futuro. Non è facile. Però gli artigiani, le imprese commerciali, le imprese di servizi sono abituati a resistere. Nella provincia dell'Aquila, ancor di più, abbiamo avuto altre sciagure, ad iniziare dal terremoto, ma il nostro territorio è un territorio particolare delle aree interne che ha un po' temprato anche la classe produttiva economica dei nostri paesi. Per questo noi abbiamo fiducia e non vogliamo gettare assolutamente la spugna. C'è da lavorare e lo vogliamo fare insieme alle istituzioni. Noi abbiamo da subito chiesto di dividere in due gli aspetti che ci vedranno impegnati nei primi mesi del 2021. Un primo aspetto purtroppo è legato ancora alla gestione dell'emergenza, nel senso che non si sa ancora quando finirà questa cosa. Adesso il 7 si dovrebbe andare tutta l'Italia in zona gialla, quindi finalmente anche l'Abruzzo dovrebbe entrare in zona gialla, ma non si sa, in attesa che il vaccino esplichi tutta la sua funzione, quando si potrà veramente uscire da questa pandemia. Quindi ci sarà bisogno ancora di strumenti d'emergenza. Però poi c'è tutta la parte della programmazione sulla quale noi vogliamo credere e puntare, nel senso che dall'Europa all'Italia e quindi anche all'Abruzzo arriveranno fondi importanti con il Recovery Fund. Noi abbiamo già partecipato come Confesercenti, ma anche insieme alle altre organizzazioni, a delle riunioni importanti per suggerire alla Regione e al Governo quali sono gli interventi necessari per l'Abruzzo, ma c'è una partita tutta marsicana che noi vogliamo giocarci fino in fondo, nel senso che questo territorio troppo spesso è stato ai margini dell'attività e della programmazione regionale. Adesso si giocano partite importanti dal Recovery Fund, ma anche dalla programmazione 21-27, e dagli altri fondi che la Regione si troverà a gestire. Noi chiediamo a tutte le istituzioni marsicane, quindi dal sindaco di Avezzano fino a tutti i sindaci, ai 33 sindaci della Marsica, ma anche ai consiglieri regionali di maggioranza e di opposizione, di fare squadra. Noi siamo uniti, abbiamo scelto questa linea a tutte le associazioni dell'artigianato, del commercio, ma anche dell'agricoltura e dell'industria. Abbiamo fatto un corpo unico, su questo ci muoviamo insieme. Vogliamo che tutte le istituzioni prendano coscienza che questa è una partita fondamentale per il futuro di questo territorio. Ci sono fondi per infrastrutture, per cambiare il volto dei nostri centri urbani, per rilanciare commercio, industria, artigianato e agricoltura. Se perdiamo questa occasione, non ce ne sarà forse un'altra.